Non c'erano dubbi. Era lo stesso tipo di idolo che avevo visto in Siria. Baphomet. I Templari erano sicuramente passati di qua. Ed era là, decifrata dalle curve del calice, l'immagine di una chiesa. Ho scoperto a cosa serviva il calice. Hai risolto l'enigma? Sì, c'era un quadro con una figura offuscata di Baphomet. Quando l'ho guardato sulla superficie lucida del calice, la figura è cambiata. Che cos'era? Una chiesa con un campanile. Guarda il calice adesso, Nico. Cos'è successo? È lucido! Il prete al Montfaucon me l'ha lucidato. È incredibile! Sì, sembra nuovo. Ottimo lavoro! È incredibile! Penso che restituirò il calice alla contessa. Sbrigati, Georges! Era un piccolo specchio appeso sopra al lavandino. Signor Stobart, che piacere. La prego, si sieda. Salve, contessa, il piacere è tutto mio. Le ho riportato il suo calice. Accidenti, lo ha fatto pulire. Ho incontrato un prete affabile. Ha risolto il mistero dei Templari? No, non ancora. Non so nemmeno che cosa sto cercando. Ci sono molte storie che dicono che i cavalieri abbiano nascosto immense ricchezze. Quello che so è che non voglio che lo trovino dei criminali. Ah, è muy bello essere giovani e vivere secondo dei soliti valori morali. Ho scoperto qualcosa di incredibile con quel calice. A Parigi ho trovato una chiesa dove hanno riconosciuto lo stemma. Ho trovato la tomba di Don Carlos de Vasconcellos. È sicuro? Non può essersi sbagliato? Lo stemma sul calice corrisponde a quello sulla tomba. Incredibile. Non so come ringraziarla. Devo andare là il più presto possibile. Sì, sarei felice di mostrarle la città. Ho scoperto qualcos'altro inciso sulla tomba di Don Carlos. Riferimenti biblici. Quali sono i riferimenti, signor Stobart? Salmi 32, 7, Corinzi. Non sono così brava da riconoscere i capitoli e i versi della Bibbia. Intendo, quali sono i passi citati? Ho dimenticato di chiederlo al prete. Niente da fare. Oh, no! Questo fazzoletto... Dove vuole arrivare con questo? In nessun posto. Forse no. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Thank you.
Salve Lopez, come te la passi? Signor Stobart, sento che ti devo delle scuse. No, non devi scusarti. Sono stato un po' maleducato durante il nostro primo incontro. Lopez, lascia perdere. Mi sono presentato come un venditore di olio di serpente. Non mi sarei fidato se fossi stato in te. Non capisci? Il ritrovamento del calice ha dato nuove prospettive di vita alla contessa. È meraviglioso. Lei sorride, lei ride. La gente dice che stia prendendo del Prozac. Così la contessa crede che la maledizione sia stata tolta? Non ne sarei così sicuro. La tua scoperta del calice era la prova che i Templari non avevano mai abbandonato i Vasconcellos. Conta molto per la contessa. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios, signor Stobart. Era troppo delicata per essere spostata. E ora? E non c'era nulla da spegnere, sentendomi come un idiota. E ora? Ora che avevo svelato il segreto, i pezzi di vetro quadrati avevano di nuovo solo un aspetto decorativo. Non potevo arrampicarmi lassù senza rompere qualcosa. Nella parte superiore della cupola c'erano delle finestre. Pensavo che avrebbero potuto aprirle per rendere l'ambiente più ventilato. Appesa al soffitto sembrava molto vecchia. E ora, sentendomi come... Era la Bibbia spagnola che avevo preso in prestito dal mausoleo. In fondo alla tenuta si vedeva il mare che si stendeva a perdita d'occhio. Era una veduta bellissima e sembrava proprio come la scena disegnata sul manoscritto. Salve, le dispiace se mi siedo? Se metta pure a suo agio. Questa è la Bibbia proveniente dal mausoleo. Molto bene. Iniziamo. Il primo riferimento? Salmi 32:7. Tu sei il mio nascondiglio. Proteggimi dal male. Circondami con canti di liberazione. Il mio nascondiglio. Non si faccia prendere dall'entusiasmo. Questo potrebbe solamente portarci al luogo in cui abbiamo trovato il calice. Ha ragione, naturalmente. E adesso? Ok. Giovanni 4:11. Giovanni 4:11. Eccolo! Il pozzo è profondo. Il prossimo, veloce! Ok. Corinzi 4:5. Eccolo! Porteremo alla luce le cose nascoste, nient'altro? Ancora uno, salmi di nuovo, 22:21. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni. L'ultima non è molto chiara. Leoni? Unicorni? Cosa significa? Non riesco a capire. I punti salienti sembrano essere un nascondiglio e un pozzo profondo. Il mausoleo non è certamente un pozzo, signor Stobart. C'è un pozzo nei sotterranei? Non lo so. Credo che ce ne dovrebbe essere stato uno una volta. Lopez è la persona miglior per chiedere qualsiasi cosa sulla tenuta. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui.
Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Tu devi sapere praticamente tutto ciò che c'è da sapere su questo posto. Sì, ho trascorso qui tutta la mia vita al servizio dei Vasconcellos. Sai se c'è un pozzo nei paraggi? Un pozzo? Sì, signor. Questa era una volta una fortezza. Come puoi sopravvivere a un assedio senza acqua? Grande, allora dov'è? Come faccio a saperlo? Il pozzo venne coperto il secolo scorso, era pericoloso. E non hai nessuna idea di dove si trovasse? Nessuna, venne coperto ancora prima dei tempi di mio nonno. Devi avere una vaga idea di dove si trovi il pozzo. Doveva essere nel cortile della vecchia casa, per cui significa che si trova più o meno qui. Qui? Ok. Come facciamo a trovarlo? Ci deve essere un modo. Fammi pensare. Ancora nessuna idea? Non ancora, signor Stobart. Devo pensarci meglio. Ancora nessuna idea? Non ancora, signor Stobart. Devo pensarci meglio. Ho preso in... No, signor, se credi che ti sarà d'aiuto. Forse no. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios, signor Stobart. La parte principale della casa era vecchia, ma non quanto la... Non mi attirava l'idea di trascinare 30 metri... No, non avrei rischiato di fare... Era solo un piccolo sgabuzzino senza uscita, a meno che non si contasse la finestra, e io non lo feci. Non avrei indossato l'armatura e non riuscivo a immaginare in che altro modo era possibile utilizzarla. Salve, le dispiace se mi siedo? Se metta pure a suo agio. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Non potevo arrampicarmi lassù. Thank you.
La candela aveva bruciato ardentemente, ma solo per un paio di minuti. Qualche tipo di composto speciale, credo. Una forma complessa scolpita espertamente nella pietra. Pensai che fosse una specie di chiave. Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Ancora nessuna idea? Stiamo cercando una sorgente d'acqua, vero? Sì. Per generazioni i contadini spagnoli avevano un modo segreto per localizzare l'acqua, anche se era a molti metri dalla superficie. Oh, non stai parlando di una bacchetta da rabdomante, vero? Eh? Sai di cosa sto parlando? Ti procuri un bastone e vai in giro fino a quando il bastone si piega e inizi a scavare. Oh, ne hai sentito parlare? Credo che ne abbia sentito parlare gran parte del pianeta. Ok, procuriamoci un bastone. Un momento, deve essere un bastone speciale. Un ramo di nocciolo a forma da Y. C'è qualche nocciolo qui? Sì, qui. Questo è un nocciolo. Andai a cercare un bastone adatto. Ah! Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Ho la mia bacchetta da rabdomante. E adesso? Semplice, signor. Afferra la bacchetta para le punte della Y. Tendile leggermente con i polsi, in modo da poter percepire il minimo movimento della punta della bacchetta. E cammina lentamente e con passo regolar sulla zona. Sembra piuttosto facile. Troveremo il pozzo in un attimo. Signor Stobart, tu hai trovato qualcosa? Ecco, questo è il posto che cela il segreto dei Templari. Nascosto qui per centinaia di anni, nascosto dalla vista dell'uomo, fino adesso. Il mistero è rivelato. È un barattolo d'elatta. Ho camminato in lungo e in largo con una bacchetta da rabdomante in mano per trovare un barattolo di latta. Contiene dell'acqua. È quella che la bacchetta da rabdomante deve aver localizzato. Dovrei consultare un archeologo, ma non credo che i Templari abbiano lasciato quello. Veramente, signor Stobart. L'erba venne posata molti, molti anni fa. Questo potrebbe risalire alle guerre napoleoniche. Buttalo via e riproverò. Lopez gettò il barattolo. Sembrava che avesse fatto una lunga caduta. Il tonfo finale confermò quello che entrambi sospettavamo. Beh, sarà una grossa sorpresa. È stato qui per tutto questo tempo, tutti quegli anni e nessuno l'ha trovato. Rimanemmo in soggezione per un momento, meravigliati di tutti i segreti che ci circondavano. Sarei potuto cadere giù per il buco.
Il pozzo era nascosto da decenni. L'aria si era rinfrescata dopo il sole del giorno, ma non fu quello che mi fece venire la pelle d'oca. Ho un brutto, dico brutto presentimento. Da lontano la testa del leone era imponente. Da vicino faceva paura. Ehi, uno di quei denti è separato dagli altri. Sentii un rumore di rocce e capii che ero in pericolo. Ah, molto divertente! Pazzi! Signor Stobar! Signor Stobar! Sta bene? Sì, Lopez, sto bene! Che susto mi ha sdata! Mi ha fatto paura! Bravi templari! Capii che potevo usare lo specchio per riflettere la luce dall'alto. Ecco, nel mezzo della porta riuscivo a vedere una specie di cavità. Non era il vicolo cieco che sembrava. Feci scivolare la chiave di pietra nella serratura. C'erano pulsanti che facevano ruotare i quadranti. Udì il suono del movimento della serratura. O era quello, oppure il muro stava per cascarmi sulla testa. Dovevo aver commesso un errore. La serratura tornò in posizione neutrale e per poco non mi tranciò le dita. Dovevo ricominciare da capo.
Oh, sì! Punti bonus per quello, voglio sperare. Sapevo che la manualità del vecchio Stobart non avrebbe deluso il vecchio Stobart. Prima di andarmene, c'era ancora una cosa da fare. Non avrà più bisogno di quella copia, contessa. L'ho trovato con i bambini. Probabilmente vorrà rimanere da sola per un po'. Sarò fuori in giardino con Lopez. George, bentornato! Entra, George. È bello rivederti. Davvero? Certo. Che cosa hai trovato in Spagna? Senza André non sarei andata così lontano, George. Sì, lo so. Gli indizi conducevano a una camera sotterranea in fondo al pozzo. I templari avevano lasciato un arazzo con sopra una scacchiera. I pezzi bianchi erano decisamente in numero inferiore. C'era un fiume che scorreva attraverso la scacchiera e un cavaliere templare a cavallo. Di dice niente, André? No, niente. Forse dovremmo dire ad André cos'altro hai trovato, George. C'è una mappa e una scritta in latino. A ovest, ai confini del mondo. George, l'ha trovata in una caverna in Siria. Sì, dove l'assassino per poco mi uccideva. Poi abbiamo scoperto che Jacques de Molay è stato mandato a rogo nel 1314. Dalla vetrata della chiesa nella piazza Montfaucon, uno dei pochi posti in cui nessuno abbia tentato di uccidermi. Poi abbiamo l'immagine di una chiesa che Georges ha trovato sugli scavi. Non ricordo nemmeno che qualcuno abbia tentato di ucciderti là, Georges. E infine abbiamo trovato l'arazzo in Spagna. Te l'ho detto che per poco non mi uccidevano là. No, ma forse lo stavi per fare. È stato solo grazie ai miei riflessi felini che mi sono salvato. Riflessi felini, eh? E tu dove eri, André, mentre rischiavo la vita? Ad annebbiarti gli occhiali sopra un vaso etrusco? Adesso basta, ragazzi. Non dovevamo salvare il mondo? Naturalmente, scusate. È stato lui a cominciare. Bene, la frase in latino è di Giulio Cesare. Stava descrivendo l'isola britannica. Sei sicuro? La mappa non sembra la Gran Bretagna. Perché Cesare ha chiamato la Gran Bretagna il confine del mondo? Secondo i romani, il Mediterraneo era il centro dell'universo. La Gran Bretagna era un paese lontano e ostile, abitato da selvaggi dipinti di blu. Non è cambiata molto. Non si dipingono più di blu. Tranne quando vanno a vedere una partita di calcio. Utilizzavano un estratto ricavato da una pianta chiamata guado o Isatis tintoia. Gli scozzesi l'hanno utilizzato per tutta la durata delle guerre contro gli inglesi. Non mi ricordo di essere stato in guerra contro gli inglesi. Ma di quanto tempo fa stai parlando? Penso che gli uomini di Guglielmo Wallace lo abbiano usato nel XIII secolo. Lo avranno usato sicuramente anche più tardi. Non te lo ricordi, vero? 1314. Ah, andiamo così indietro. André, cosa c'è? Cosa vuoi dire? 1314. In Scozia, la battaglia di Bannockburn. Questo spiegherebbe il fiume sulla scacchiera. Burn vuol dire bruciare, vero André? Come in Bannockburn. Giusto, George. E c'è di più. La tradizione dice che gli scozzesi siano stati aiutati da un esercito d'assalto di... beh, non indovini? I Cavalieri Templari. Sì, un gruppo di Cavalieri Templari fuori legge. Si dice che abbiano aiutato gli scozzesi a vincere. E tutto finisce in una chiesa, nell'isola della Gran Bretagna a Bannockburn, in una chiesa. Cosa aspettiamo? Chiamo un taxi. Non posso andarci. André, mi sei stato di grande aiuto, ma... George sta cercando di dirti che non dovresti sentirti in colpa. Io... Ti capiamo, hai delle responsabilità. Senti, dobbiamo andare. Lascia perdere il taxi, George. Lo scopriremo. Oh, e non preoccuparti per noi. Scusi? Deve essere sorda. Psst.
sì, caro. Sa a che ora arriveremo a Stirling? Alle 6:15, ma il treno è 8 minuti in ritardo. Sa che cos'è questo? Sì, l'altro giorno un giovane amico mi ha stretto la mano con uno di quelli. Davvero? È una vergogna, sarebbe da ammazzare. Forse, ma non penso avesse cattive intenzioni. Mi dispiace che le abbiano fatto uno scherzo simile. Non si preoccupi. Le dice niente il nome Merlin? Merlin, un maestro delle illusioni. Oh, ha detto Merlin. Ah, allora no, niente. Lo sa che siamo su questo treno stasera a causa di questo naso rosso da pagliaccio? Certamente. No, non sto scherzando. Ci crede davvero? Certamente. Avete una faccia onesta. Sì, è un naso con una storia. Se lo dice lei. Conosce bene Stirling? Sì. E dove state andando voi colombini? Sì, noi... È uno dei posti che vogliamo assolutamente visitare durante la nostra vacanza. Andate a visitare il castello, mi raccomando. Sono sicura che è un bel posto, ma non siamo dei grandi appassionati di storia, George? No. C'è una chiesa che si chiama San Ninians a Stirling? Sì, ero certa che ci sareste andati. Davvero? Ma naturalmente, è ovvio che siete innamorati. Siete in una fuga d'amore. E poi dicono che i romantici non esistono più. Che libro sta leggendo? Oh, è qualcosa che ho comprato in stazione. È un giallo ambientato nel Medioevo. È scritto molto bene per questo genere di libri. Non è stato ristampato per anni. Come si intitola? Lo scandalo del crociato corrotto, di Molly Pigram. Credevo che l'autore fosse una donna, ma apparentemente non lo è. Il suo vero nome è... Professor Nigel Pigram. Esatto, lo conosci? No, non l'ho mai conosciuto personalmente. Comunque George è un suo grande ammiratore. Dove vai, George? Devo proprio dirlo. Non alzare la voce. Se devi andare a far pipì, perché non lo dici chiaramente? Va bene, vado a far pipì. Pipì. Biglietti. Oh, salve. Questo è un biglietto a tariffa piena. Non ha un abbonamento per pensionati. Viaggio raramente in treno. Il mio biglietto è valido, vero? Beh, sì, potrebbe risparmiare fino a un terzo del costo. Non ho intenzione di perdere tempo in risparmi inutili. Accidenti, che signora bizzarra. Biglietto, signore, ecco qua. State andando a Stirling, eh? Sì. Beh, spero che non rimaniate delusi. Un posto un po' squallido in questo periodo dell'anno. Comunque ci sono un sacco di pub e un bel panorama dal castello. Grazie. Non voglio preoccuparti, ma quel tipo mi ricordava qualcuno. Sei sicuro? Sei stanco? Forse ti sei sbagliato? Forse. Ma non mi è piaciuto il suo sguardo quando ti ha parlato. Vuoi stare un po' fermo, George? Devo andare in bagno. Quando ci vai, controlla se è aperto il vagone al ristorante, George. Ho abbastanza fame da mangiare persino il cibo inglese. Va bene. Non volevo svegliarlo. Ad essere sinceri, non sarei riuscito a svegliarlo nemmeno con un getto di acqua fredda. Salve, c'è una festa. No, stiamo facendo colazione. Unisciti a noi. Ehi, Basher, svegliati, abbiamo compagnia. Il suo fiato era come la ciminiera di una fabbrica chimica. Scusa, amico, sta facendo un sonnellino. Sta dormendo come un pascià. Lo sveglio quando arriviamo a Newcastle. Siamo passati per Newcastle mezz'ora fa. Ah, non me ne sono nemmeno accorto. Che roba stai bevendo? Sa di benzina. Ah, sì? È per uomini vigorosi. I tuoi occhi sono un po' strani. Vuoi un naso rosso? No, grazie, amico. Ce ne ho già uno.
Sai cos'è questo? No, che cos'è? È un aggeggio per dare le scosse. Non credere di fregarmi, amico. Se volevo fregarti, non te l'avrei mostrato, no? Beh, potrebbe essere un intelligente a doppio bluff, no? Hai mai visto quest'uomo prima d'ora? Sì, amico. È Charlie White. Mi deve 10 sterline. No, è un assassino internazionale e si fa chiamare Khan. Beh, amico, ci sono andato vicino, no? Ciao. Non aprire quella finestra, amico. Perché no? Fa un freddo cane. Oh no, quel gangster dell'albergo, Guido. Beh, non mi fece paura. E tu? È vietato fumare in questo scompartimento. Va bene, forse mi fece un po' di paura. Le cose peggiorarono. Improvvisamente mi venne in mente chi mi ricordava quel controllore. Eklund, l'assassino di Marquet. La porta era chiusa a chiave. Non era proprio il tipo con cui mi sarebbe piaciuto fare una chiacchierata. Guido sembrava una donnola in un vestito. Inoltre sembrava il tipo che non ci avrebbe pensato due volte a uccidere qualcuno. Non dovevo lasciar da sole Nico e la signora anziana. Improvvisamente, trovare la spada di Baphomet era passato in secondo piano. Adesso la cosa più importante era ritrovare la ragazza che amavo. Ehi, amico! Senti, ho bisogno di aiuto. Cosa c'è? Su questo treno c'è un uomo che sta cercando di uccidermi. Ehi, amico, rilassati. Con noi qua non oserà torcerti un capello. Siamo veterani noi. Abbiamo combattuto nella battaglia di Brightlingsea. Non ricordo che l'esercito britannico abbia mai combattuto un conflitto a Brightlingsea. Fidati di me, amico. Sei in buone mani. Hai visto cosa è successo alla giovane donna nel compartimento vicino? No, amico. Vuoi dire che l'hai persa? È sparita, assieme alla signora anziana. Penso che siano nei guai. Ma dai, anche la signora anziana? Sì, devi aiutarmi. Forse sono andate in bagno. Non penso. Non ci vanno mai da sole. Sempre in due, sai? No, è stata rapita, ne sono sicuro. Devo andarla a cercare. Chi te lo impedisce? Il controllore. Non è quello che sembra. Vuoi dire che vuoi evitarlo? Proprio così, sì. Nessun problema. Ciao. Non volevo svegliarlo. Ad essere sinceri, non sarei riuscito a svegliarlo nemmeno con un getto di... Non farlo, amico! Non saltare! Non intendevo saltare. Voglio salire sul tetto del treno. Stai scherzando, vero? Stai a vedere. Aspetta un attimo, amico, ti do una mano. Thank you.
Avevo sempre desiderato fermare un treno e ora ne avevo la possibilità. Ci hai salvato la vita. Perché? Siamo sempre stati dalla stessa parte, Stobart, per cause diverse, ma contro un nemico comune. I Cavalieri Templari? Non chiamarli così. I veri Templari erano dei nemici nobili. Questi barbari non si meritano di essere chiamati in questo modo. Questi uomini sono peggio degli animali. Che cosa stanno cercando i Neo-Templari? Che cos'è la spada di Baphomet? Non è quello che pensi, amico mio. Sì, è un'arma, ma i nostri la troveranno difficile da maneggiare. Una spada a doppia lama. Un potere più vecchio di De Molay. Più vecchio di Salomone. Li fermeremo, noi due, e Nico. No, George. Il mio viaggio è quasi giunto al termine, nel giardino del paradiso. Parli per enigmi. Perché non mi dici chiaramente che cosa stanno cercando? La spada simbolizza una forza colossale, creata dall'allineamento dei campi di energia naturali. Che sono focalizzati a St. Ninians. L'energia conferì ai Templari la potenza che li rese dei grandi. Una potenza che li rese carismatici fino al punto di controllare la volontà di coloro che gli stavano accanto. Come hai fatto a scappare dalla testa del toro? È una bella camminata dalla scogliera del toro al villaggio, Stobart. Fortunatamente conosco le vie della solitudine. Non è una buona idea. Oh. Che Allah ti conduca ai tuoi nemici. Grazie. Un'ultima cosa. Cosa? Che cos'è? È morto. Non preoccuparti, non mi sono dimenticato di te. Slegami immediatamente, George Stobart. Lo farò quando sarò pronto. Non è giusto, George. No. Ti sei approfittato di me quando avevo le mani legate. Quando Eklund mi ha puntato addosso la pistola, credevo che stessi per morire. Pensai a tutto ciò che non avrei più potuto fare. E baciarti era il primo della lista. George! Eh? George! Dobbiamo scendere dal treno. Eklund potrebbe riprendersi. Allora che cosa stiamo aspettando? Mi sentirei più sicuro se avessi una pistola o qualcosa del genere. Khan mi ha dato qualcosa. Cosa? La sua borsa. Benissimo. Se incontriamo un assassino, possiamo conciarlo per le feste. Aveva qualche arma? Veramente non lo so. Questa borsa è piena di C4. Wow! Perché non me l'hai detto prima? Accidenti, gliela faremo vedere adesso. Che cos'è un C4? Plastico, George. Allora siamo a cavallo, eh? 2 chili di esplosivo al plastico. Ma il detonatore è rotto. Nessun problema. Possiamo comprare una scatola di fiammiferi da qualche parte. Non funziona così. Ci vuole una piccola esplosione per innescare una grossa esplosione. Allora non è molto utile. Cosa dice quel cartello? Pare che durante la guerra civile inglese, a metà del 1700, questo posto era un deposito d'armi. Sì. E cosa è successo? Guarda com'è ridotto questo posto, George. E poi trai le tue conclusioni. Una scintilla improvvisa. Esatto. La torre è stata l'unica a rimanere intatta. Spero che l'esplosione non abbia distrutto la spada di Baphomet. Davvero? Io spero di sì. Il manico girò senza difficoltà e la ruota più grande cominciò a muoversi. Accidenti! Poi il manico mi rimase in mano.
Rovistai tra le rovine e trovai una vecchia pipa di gesso con il cannello rotto. Sotto a una delle pietre trovai una moneta di metallo ormai verde a causa dell'età. Trovai una piccola ruota dentata e un perno sporchi di terra. Tutto emozionato, sentii qualcosa tra le dita. Era corto, duro e nero. Qualcosa che non mi aspettavo di trovare lì. Era un tappo di plastica nera. Non trovai niente. Era una moneta antica. Oh, no! La ruota dentata entrò a perfezione nella cavità dell'occhio. Forse no. Spinsi la maniglia in bocca al demone. Il tubo d'argilla non era stato pensato per quel buco. Ora che il manico s'era staccato, era facile togliere la ruota dentata e il perno. Nico! Cosa stai facendo? Sto imparando a memoria questa iscrizione. Ma capisci cosa c'è scritto? No. Provocando lo stridore del metallo sulla pietra, sistemai il secondo occhio. Gli ingranaggi erano tutti al loro posto. Il meccanismo si attivò. Appena vidi il tremolio delle torce, mi resi conto che i finti templari si erano impadroniti della spada prima di noi. Ma dov'erano adesso? E perché non si sentiva più nessun rumore? Sembra che i templari siano arrivati prima di noi. Non è troppo tardi, c'è ancora una possibilità. Vorrei essere così ottimista. Anch'io, George. Qualche volta sei così pessimista. Sento cantare. È vero, lo sento anch'io. Che cosa pensi stiano facendo? Non mi sorprenderei se stessero facendo dei riti satanici. E allora cosa aspettiamo? Guarda, Baphomet! L'Obinò aveva ragione. Questo posto era antico anche ai tempi dei Templari. Questo posto è Baphomet! Finalmente la verità. I Templari non hanno mai adorato questo idolo più di quanto abbiano adorato un arcobaleno. Ma come un arcobaleno, lo ritennero un simbolo di un'alleanza con Dio che gli ha rivelato questo posto. Rosso! Doppio giochista! Traditore! Al contrario. L'ispettore Rosso è stato un modello di obbedienza, un'importante qualità per un templare. Adesso stai buona e guarda se vuoi vivere ancora un po'. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per assistere alla fusione della spada che era stata spezzata. Qui! Davanti alla sentinella di Dio, Baphomet, gran maestro e cavaliere di Baphomet, ti salutiamo e ti offriamo la nostra obbedienza. Ti saluto, o guardiano del Tempio. 7 secoli fa, la nostra arma più potente, la spada di Baphomet, è andata perduta. Adesso ci prepariamo a rifonderla per brandirla contro nuovi nemici. Guideremo la nostra gente verso un nuovo ordine in cui tutti i confini si dissolveranno. Verremo tutti riuniti sotto la croce dei Templari.
George, abbiamo osservato con rispetto i tuoi tentativi di fermarci, ma sicuramente ti sarai reso conto che sei stato sviato dai nostri nemici. Volevamo tutti e due un mondo migliore. Fortunatamente non è stato fatto nessun danno. Abbiamo bisogno di uomini determinati e pieni di risorse come te. Unisciti a noi, George. Unisciti a noi nella vera fratellanza. Sì, vera cosa? Fratelli. E Marquet? E Pigram e Klausner? Non li avete considerati fratelli, ma dei fallimenti. Tre uomini morti e non ve ne importa niente. George, sai che i sacrifici sono sempre necessari. Ogni grande impresa... Unirmi a voi. Ci vediamo prima all'inferno. Ah, George, avevo grandi speranze su di te. Selager! Eklund, uccidilo! Lo giuro, volevo solo mettere le cose a posto. Prendili, uccidili! Non scapperanno. Bene, bene. Ecco il grande detective e la sua bellissima assistente. Sarà un piacere uccidervi. George, cosa facciamo? Muoviti, Nico, andiamo! Stupidi, non potete scappare! Guido, fermali! Ma maestro, la polvere! Quella polvere è lì dalla guerra civile inglese, imbecille! Ha più di 300 anni! Credi che funzioni ancora? Pensavo che ormai non ci fosse più niente da fare, ma Nico aveva un ultimo asso nella manica. O nella borsetta, per esattezza. Una borsetta piena di esplosivo al plastico. Forse, ma questa roba è nuova di zecca. Non restammo a lungo in Scozia. George aveva una vacanza da terminare e io un'altra storia da scrivere. Non la verità, naturalmente, ma una serie di mezze verità sufficienti a riempire una pagina e pagarmi l'affitto del mese. A Parigi, George e io uscivamo spesso insieme. Lo portavo nei miei ristoranti preferiti e lui mi raccontava le sue barzellette migliori. Sai, Nico, ormai questa città per me è piena di ricordi. Il caffè, la musica... Le fogne... Dillo a me, i clown... I giocolieri... E il tuo amico Lobineau? Sì, il caro André. Quando ci siamo incontrati all'inizio e io facevo le mie indagini, tu eri spesso assente, Nico. Per caso tu e Lobineau... C'era una cosa in ballo, ma nulla a che vedere con André. Un'ombra del passato... che dovevo affrontare da sola. Così l'ho affrontata. E ora è finita. Ehi, te l'ho raccontata quella dell'anziana coppia di irlandesi e della lotteria? No, ma penso che rimedierei subito. Allora, c'è questa vecchia coppia irlandese. Sono sposati da...